That's one small step for man, one giant leap for mankind. Ciao a tutti ragazzi, sono Victor, bentornati in questo nuovo video. In alcuni video precedenti abbiamo parlato ed affrontato il complotto dell'11 settembre. Se non l'avete visto vi lascio i video qua sopra e anche in descrizione. E in questi video abbiamo capito un po' come funziona la psicologia che sta dietro al complotto, quali sono i ragionamenti da non fare e come capire se una teoria del complotto ha senso oppure no. Dopo aver visto questi video, molti di voi mi hanno chiesto chiaramente di analizzare anche il complotto che riguarda lo sbarco sulla Luna e quindi eccoci qua. Oggi vedremo insieme perché i complotti sull'allunaggio non stanno in piedi logicamente e perché sia molto più facile credere all'allunaggio che alla sua finzione. Innanzitutto inquadriamo il contesto storico. Infatti stiamo parlando del periodo della Guerra Fredda, una grande sfida fra due nazioni, in questo caso Russia e Stati Uniti, che si sfidano per la supremazia sociale, politica e anche economica. Questo è fondamentale per capire il primo passaggio delle teorie complottiste. Infatti molte persone affermano che tecnologicamente non si poteva essere assolutamente così avanzati da poter compiere un passo simile. Ma in realtà, considerando la corsa alla Luna puramente come una sfida politica più di qualsiasi altra cosa, si capisce come le due potenze abbiano messo in ballo delle ingenti quantità di denaro e inquantificabili investimenti economici. Quindi tecnicamente parlando sì, anche se la tecnologia civile era sicuramente più arretrata, la tecnologia militare e quindi spaziale ha senso che fosse un pochino più avanti. Inoltre, come facevano i russi a non saperlo? In un'epoca di questo tipo, che è stata poi anche il periodo d'oro dello spionaggio delle due nazioni, che giocavano a rubarsi informazioni a vicenda, ovviamente l'Unione Sovietica ha sguinzagliato tutti i suoi agenti per scoprire anche la minima traccia di falsificazione della verità. Se avessero trovato qualcosa, ovviamente non sarebbero mai stati zitti. Anche questo quindi ci dice che se neppure tutti i servizi segreti sovietici sono stati in grado negli anni di trovare alcuna prova a sostegno della falsità dell'allunaggio, allora forse vale la pena crederci. Già queste due considerazioni dovrebbero bastare per capire il perché è molto più facile credere all'allunaggio che alla sua finzione. Ma analizziamo anche le informazioni, tra virgolette, tecniche che i complottisti portano al sostegno della tesi del finto allunaggio. Il primo, perché la famosa bandiera americana piantata sul suolo lunare sventola ed è perfettamente dritta. In assenza di gravità, infatti, dovrebbe stare moscia, attaccata al palo e non rigida come si vede nelle foto. Beh, in questo caso la spiegazione è molto semplice. È ovvio che in assenza di gravità la bandiera non dovrebbe stare su come la vediamo raffigurata. La NASA, sapendo benissimo questo concetto, si è attrezzata di conseguenza. Infatti la bandiera è sostenuta non da un'asta sola come le bandiere tradizionali, ma da due aste, una a lato e una sulla parte superiore della bandiera, così che la bandiera possa rimanere tesa. In quanto al movimento ondeggiante della bandiera, è dato semplicemente dai colpi che gli astronauti gli danno durante la sistemazione sul terreno. Il secondo dubbio che viene portato alla luce dalle teorie complottiste è il seguente. Le impronte delle scarpe degli astronauti non sono compatibili con quelle del suolo lunare, che sono state fotografate e ampiamente diffuse. Anche in questo caso c'è una spiegazione. Infatti, gli astronauti durante lo sbarco portavano dei sovrascarpe protettivi e adatti al suolo lunare. Inoltre, la definizione dell'impronta, che i complottisti affermano non essere possibile sulla Luna, è frutto del fatto che il suolo lunare è ricco di regolite, un materiale polveroso carico elettrostaticamente, che in presenza di microgravità, come sulla Luna, diventa più coeso, più compatto, e quindi ha senso che l'impronta sia così ben definita. Il terzo dubbio deriva dal fatto che durante lo sbarco si vede chiaramente una telecamera esterna che riprende da fuori Neil Armstrong scendere dalla scaletta, quasi come se ci fosse già qualcuno sulla Luna pronto a riprenderlo. Beh, ovviamente, a parte il fatto che questo sarebbe un errore veramente banale e grossolano da parte della NASA, e quindi già questo sarebbe assurdo. Però, come abbiamo già detto prima, i tecnici della NASA sono previdenti, e infatti hanno installato una piccola telecamera ad alto angolo di ripresa proprio sulla gamba di atterraggio del LEM, ossia del modulo lunare che è atterrato sulla Luna. In questo modo è stato possibile riprendere una delle scene più sensazionali della nostra storia. Un altro dubbio che i complottisti portano a sostegno della loro tesi è il fatto che in alcune foto si vede chiaramente come l'ombra del modulo lunare arrivi fino all'orizzonte, che sarebbe, secondo i complottisti, una specie di telo nero di un qualsiasi set cinematografico di Hollywood, dove Stanley Kubrick, finanziato dalla NASA, avrebbe messo in scena l'intero complotto. Quindi, secondo i complottisti, la NASA avrebbe affittato un set troppo piccolo, tanto che le luci dello studio avrebbero proiettato l'ombra fino all'orizzonte della Luna, in questo caso fino al telo nero. Ma ovviamente questa è solamente una questione di prospettiva, perché
perché come si vede in altre fotografie, questo non succede in ogni caso. E quindi attenzione alla fotografia che stiamo osservando, perché la prospettiva può trarci in inganno. Un ultimo dubbio che viene sollevato da alcuni complottisti è il fatto che il cielo della Luna sia completamente nero. Cielo che, come abbiamo già detto, sarebbe questo fantomatico telo nero di un set cinematografico. Inoltre non si vede nessuna stella. Beh, questo è dovuto al fatto che in realtà sulla Luna è giorno e quindi il sole arriva direttamente sulla superficie lunare. Il fatto che il cielo sia nero e non azzurro è dovuto al fatto che sulla Luna non c'è atmosfera, quindi non ci sono i fenomeni di diffusione e diffrazione della luce che portano il colore del cielo della Terra ad essere del caratteristico azzurro celeste. Bene ragazzi, questa era la mia piccola analisi sulle teorie complottiste che riguardano lo sbarco sulla Luna. Se il video vi è piaciuto, come sempre, lasciate un bel like e fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Io sono Victor, passo e chiudo, e noi ci vediamo al prossimo video.